Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non è accettabile. Perché fa di no con la testa? Sento una cosa molto seria, Brambilla, Mastella. Possibile che i ragazzini del sud studiano meno bene di quelli del nord? Sarebbe una cosa sbagliatissima. Mirta, non ci sarà nessun esodo di professori dal sud al nord, perché la vita al nord costa talmente tanto di più che se non gli raddoppi lo stipendio al professore del sud non gli conviene. Secondo, se vengono al nord a lavorare in territori come quello dove vivo io, c'è gente che non respirerà la sera perché non è abituata a respirare la M che respiriamo noi come inquinamento. Perché se io sono a Napoli, i quartieri spagnoli sono a 100 metri dal mare, capito? Ho una qualità di vita che al nord me la scordo, capisci? Il professore del sud è abituato ad andare a lavorare nel giro di 5 minuti, a Milano devi fare 30 fermate in metropolitana. Quindi secondo me non ci sarà nessuna immigrazione dal sud verso il nord. Io invece mi complimento col ministro, mi auguro che questo provvedimento vada in porto soprattutto per le scuole professionali e tecniche, perché lui sta cercando degli sponsor privati per ottenere questo risultato. Seconda cosa, finalmente dopo 100 giorni sentiamo qualcosa di destra da questo governo, perché finalmente parliamo di affrontare i problemi in un mondo pietrificato come quello della scuola. Finalmente parliamo che il contratto nazionale di lavoro non sta più in piedi, perché è un conto vivere a Milano, un conto vivere ad Agrigento. Finalmente stiamo affrontando questi temi. Io mi auguro che questo governo faccia qualcosa di destra e si decida ad andare contro la foresta pietrificata. Ti auguri anche che l'autonomia vada avanti, il progetto di Calderoli? Ma assolutamente sì, perché sai qual è il problema? La Meloni? Alla domanda a me o a Mastella? No, stavo dicendo io, scusi. Ma stavo dicendo, ci fa notare Mastella che la Meloni ha un problema oggi, la Meloni, che non ci può essere un'Italia di serie A di serie B. Mi pare che questo contraddica l'esperienza di autonomia differenziata, che secondo calcoli la Svimez avrebbe bisogno di 100 miliardi a mettere cash. Ce n'ha 252 lo Svimez. Assolutamente no. Lo Svimez ha dichiarato, slide 34 del dottor Bianchi presentato a questa trasmissione, che ci sono 252 miliardi, di cui 70 a rischio scadenza se non vengono spesi. Quindi problemi del soldo per investimenti non ne ha. Ma Stella, sa qual è la questione vera? È che voi non accettate di capire che per un problema di modo di pensare, io dico antropologico, ma spaventa le persone. Spaventa le persone. Cultura, antropologia. No, Mirta, non è sbagliato, perché io sto parlando di modo di pensare, di ragionare, di usi, consumi, tradizioni, la definizione sul dizionario di cultura antropologica. Allora, noi qui abbiamo il problema che cerchiamo l'efficienza, c'è un problema di produttività. Tu puoi partire da una situazione di partenza uguale, nord-sud, ma automaticamente... Ma ti sei mai chiesto come mai che i meridionali che vanno a nord hanno sempre delle carriere straordinarie? Forse ma certo!